Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo qui con un nuovo Let's Try e andiamo a provare Spectrolite. Ringrazio Lurkit e Noel Etei e Andor Valentini, che sono praticamente sia lo sviluppatore che l'editore, quindi adesso non so se li ho detti bene, ma non importa. Fatto sta che ci hanno dato Spectrolite e andiamo a provarlo. Che cos'è Spectrolite? Spectrolite non è altro che un parkour, quindi un platform con salti e quant'altro. Niente, lo proviamo da capo, dai, da capo. Io l'ho giocato perché volevo provare per vedere com'era, giusto per andare a capire di che gioco si trattava prima di potervelo presentare. E quindi adesso siamo qua. L'introduzione è molto particolare. O meglio, non l'introduzione, ma il tutorial è molto particolare. Cioè, questo mondo a cubettoni bianco che ci fa da tutorial e ci fa vedere come si svolgerà poi il gioco vero e proprio. Abbiamo un tasto che ci serve per saltare e basta. E con quel tasto immagino che faremo tutto. Anzi, abbiamo un altro tasto che sarebbe, oddio, sulla Switch non mi ricordo mai quale cacchio è. Sarebbe il L, ok, L, Z, ok, L, con L riavvolgiamo, no, non riavvolgiamo il tempo, ma andiamo a finire al checkpoint, ok, quindi con ZR saltiamo e con ZR, se ci troviamo in mezzo alle palle, guarda te che sfiga che sono, sfigato che sono, se troviamo in mezzo a queste cose, lo dobbiamo rischiacciare e rilasciare e partiamo spediti come non mai. Infatti, vedete che saltiamo molto più in là di quello che dovremmo. E quindi, ripeto, questo gioco altri non è che un parkour con abilità speciali. Questa musica poi è troppo carina. Allora, questo tizio va a finire in quel portale che noi dovremmo seguire, ma il portale si è rotto. Il portale si è rotto e se ne è comparso un altro. Perfetto, andiamo. Ora, io non so se la musica è troppo alta, io la abbasso un pochino, eh. Ok. Sono già entrato? No, devo entrare? Oh, dove cazzo sono? Dimmi capire cosa ho fatto. Ma io se salto. Devo saltare lì, veramente? Ok, l'altezza non è mia nemica, l'altezza non mi fa male! Perfetto! E adesso cominciamo a correre sui muri! Che parkour sarebbe se non si corresse sui muri? Ok, tra l'altro potete poi indirizzare la visuale dove volete e saltare contro le pareti non è più un problema. Tra l'altro non penso che ci sia pirla che sono. Non penso che esista un limite al quanto possiamo correre sui muri. Probabilmente il limite è che finisce il muro o non lo centriamo. E sono un pirla, sono un pirla, sono un pirla. Ok, siamo arrivati qua, va bene. Allora, io questo pezzo qua l'ho rifatto 80 volte, perché? Perché non riuscivo mai ad arrivare al fondo. Eppure non è così difficile, eh? Si tratta solo di riuscire a saltare quando si deve. Ecco, io avrei evitato questo effetto qua perché io non patisco un cacchio
Ma questo effetto qua mi dà veramente fastidio a me. E se dà fastidio a me, non oso immaginare a chi ha problemi proprio di luci e quant'altro, quanto possa essere fastidioso. Quindi quella bolla lì di merda, scusate, quella bolla lì di acqua, io l'avrei risolta diversamente. Allora, lì si sta formando quello. Una volta formato quello, mi si apre quello. Ok, perfetto, andiamo di qua. Ricordo che i nostri let's try durano solitamente una ventina di minuti. Ventina di minuti senza tagli e senza nient'altro. Quindi cerchiamo di farlo durare, soprattutto facendovi vedere il più possibile. Ecco, a breve arriverà un... Cosa sto facendo? Perché l'ho fatto? A breve arriverà un let's try che durerà, non mi vergogno di dirlo, quasi 40 minuti. Perché? Perché è bello e mi sono fatto prendere veramente tantissimo finché ho finito il primo capitolo, la prima missione. Ed è un gioco che veramente mi ha veramente stupito. Primo, per come è stato studiato, e secondo perché basta, non posso dire più niente, anche perché sto provando Spectrolight e non è giusto che parli di un altro gioco mentre gioco a questo. Quindi giochiamo a Spectrolight e andiamo avanti. Ok, qui praticamente mi ha fatto capire che se sbatto in verticale contro una parete rallenta. Cosa interessante è che se io vado sui muri molto dolcemente, come ho fatto adesso che c'ero praticamente riuscito, il mio personaggio prende velocità. E quindi più mi adagio delicatamente sulle pareti, più il mio personaggio prende velocità e riesce a raggiungere distanze maggiori. Questo pezzo qua era infamissimo e infatti sono sicuro che non riuscirò a finirlo entro breve, ma ci proviamo. Anche perché non salto. Ok. Ah, merda. Dai, ce l'avevo quasi fatta, eh. Però che palle. Basta sbagliarsi veramente di poco e si è fottuti. Dai. Ok. Ce l'abbiamo fatta, figata. Fastidioso, fastidiosissimo. Ok, lo avverto molto meno, dopo un po' che lo guardi magari ci abitui, però è veramente fastidioso. Ok ragazzi, il tutorial dovrebbe essere finito. Qual è il punto forza di questo gioco? È questo, che ci sono dei punti che non riesci a fare, ma ci vai sempre tanto così, e quindi ti infogna talmente tanto la cosa che tu vuoi continuare ad andare avanti. E quindi andiamo. Siamo arrivati a 9 minuti. Beh, dai. Sunstone. Ok. Il gioco adesso si presenta nella sua reale fattezza, che è questa. Che... Oh, dai, su un saltino non ce la fai a farlo. Perché si è azzoppato? Perché qua va piano? Questo me lo sono chiesto anche prima. C'è questo momento in cui va pianissimo. Un po' strano questo mondo. Adesso qua dovrebbe cominciare di nuovo a correre, se non sbaglio. No? Mi sono sbagliato? Ok, da qua.
Da qua è ripartito. No, no, non era ancora ripartito. Ma che palle. Ok, siamo partiti, siamo partiti. Bene, comincia finalmente il gioco. Primo checkpoint. Allora, prima non dico una cagata, sono rimasto in questa stanza 5 minuti che non riuscivo a fare. Ma vabbè. Questi salti riuscivo a farli, adesso che non riesco a fare questi è un problema. Ok. Perché anche con poca rincorsa lui salta altissimo e salta anche lunghissimo, tra l'altro. Ok, scusatemi. E vabbè. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ok, ci siamo. Ci siamo. Ok, è stato un bene che l'abbia provato prima, perché ora sembro me molto meno pirla di quanto lo sono stato in realtà all'inizio. Adesso qua iniziano i dolori. Che cavolo, lo sapevo io. Allora, nel tutorial non c'è molto spiegato di questi cerchi. Immagino che i cerchi devi inquadrarli finché al loro centro non vedi quello in cui ti devi buttare. Porca miseria. E allora ti ci puoi buttare, vaffanbrodo. Io sono rimasto fermo qua, eh. Ok. No. Ah no, devo andare contro il coso lì, va bene. Che culo! Cazzozza, che sfiga, oh. Dai no! Ho appena capito come funzionano quei cerchi. Ok, merda. E dai però, su. Ok, ce l'ho fatta. Perché sono convinto di non riuscire a rimanere troppo attaccato alle pareti. E quindi ho sempre paura di starci troppo. E me ne vorrei liberare il prima possibile. Fondamentalmente sono anche un pirla. Non so se ve ne siete accorti, ma ahimè, ogni tanto mi capita di essere un pirla. E infatti le sto sbagliando tutte. Ok. No, perché non me l'ha presa? Dai, stavolta a sto giro l'avevo fatto benissimo, l'avevo fatto. Troppo. Non ci credo. Non ci credo veramente.
No, no, mi sta venendo male al pollice, mi sta venendo a forza di tenere premuto in avanti, dai. Questa l'ho presa per il rotto della cuffia, l'ho presa. Mi viene da piangere, ragazzi. Sapete che mi viene da piangere? Perché sono troppo teso. Sono un pirla. Perché non sono rimasto lì sopra? Perché? Perché? Perché sono un pirla, l'avevo detto io che ero un pirla. Presa, 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 benissimo. 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 Mi sta veramente venendo male alla mano, ragazzi. E non ci sto giocando. Ok. Ok. Perché salto? Sono un cocomero. E sono anche bello tondo. Sono un pirla, sono veramente un pirla, perché io continuo a saltare anche quando non devo. Devo imparare che devo stare lì tranquillo. Devo stare tranquillo, tanto ci arrivo. No vabbè, adesso spiegatemi perché non si è attaccato. E dai, ma che scherziamo. Per notare come si diventa... Si diventa anche più bravi se vogliamo. No! Non ha rilasciato! Perché quando ste cazzo di sfere le prendi al pelo, poi devi anche... devi anche sbrigarti a rilasciare, perché sennò si lasciano andare parecchio. Ok, ok, ok. Sono un cretino. Non ho schiacciato la seconda volta ZR, perché devi schiacciarlo due volte, ovviamente. Fatta? Oh, che figo! Che figata, ragazzi! È stata una figata arrivare fin qua. Andiamo? Che figo! Dite quello che volete, però artisticamente è fatto veramente bene questo gioco. Oh, cosa succede? Checkpoint. Ah, devo spararmi un po' più in alto. Ok, va bene. Ok, ce l'abbiamo fatta. Tolto quel pezzo che era abbastanza infame.
Davvero? Devo rifarmi tutto? Allora, dicevamo. Tac. Tac. E vaffanculo. Ok, ho capito. Devo salire su quel cubo. Ok. Figo. No, ho sbagliato io. Va bene, ho capito. Capito, ho sbagliato di nuovo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Oddio, adesso? La faccio saltare fin là? Sì, che ce la faccio, grande. Ok. Ok. No, che sfiga. Ok ragazzi, mi sa che stiamo andando di nuovo oltre. Finiamo questo pezzo un attimo. Non ho rilasciato, non ho proprio rilasciato. Che pirla che sono. Non ho saltato. Azzarola, ma devo saltare proprio altissimo lì. Non ce la facevo. E riproviamoci. Non ho ancora la malizia. Il più delle volte non ho la malizia di schiacciare la seconda volta. Ed è un male, perché se non schiaccio la seconda volta non si attiva. Adesso sono troppo alto. Troppo pirla. Ma è normale che non ce la faccio così? Cioè, devo andare effettivamente lì o c'è un'altra strada? Adesso mi sta sorgendo questo dubbio. Troppo! Cazzarola! Beh, ho capito dov'era l'errore, che sbagliavo almeno. Wow! Ce l'ho fatta! Ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Altro checkpoint andato. Vediamo solo cosa c'è, poi stacco, perché penso che abbiamo già visto fin troppo. Bello, mi piace. Ve l'ho detto, no, che vi tirava scemo poi sto gioco. No! Va bene. Ok, abbiamo superato il tempo limite. E Spectralight lo trovate sia su Switch che su Steam. E penso anche un po' da altre parti. Oh no, non mi ricordo più. Comunque niente. Ciao a tutti e grazie per essere stati con noi. Al prossimo Let's Try. Ciao a tutti.